Sofia ultimamente sta diventando un po' troppo aggressiva. Ma dai, in fondo le sta solo per nascere un fratello da un padre diverso. Sono 7 anni che Adriana ti ha lasciato. Sono 7 anni che ti presentiamo donne. Non hai voglia di conoscere qualcuno? Una commedia degli equivoci garbata, vivace, ben interpretata, che vive di tenere, paterne goffaggini ed evidenti inadeguatezze sentimentali, ma anche di momenti comici riusciti, pur affrontando un tema ben presente nel tessuto sociale contemporaneo come il child free, la vita rigorosamente senza figli. Tu non hai figli, vero? Non ti piacciono i bambini. Mi supporto proprio. Remake del film argentino Se permetti non parlarmi di bambini, ti presento Sofia, che sta dalla parte dei più piccoli, pur comprendendo le esigenze di realizzazione individuale dei grandi. È un film godibile, sorretto da una naturalezza recitativa, dovuta all'affiatamento tra Fabio De Luigi, Michaela Ramazzotti e l'esordiente Caterina Sbaraglia, che giova al lungometraggio di Guido Chiesa, assicurando allo spettatore aderenza al racconto e sorrisi distesi. Ti posso spiegare tutto. Allora, lei è Sofia ed è mia... Sua sorella. Nelle bugie trattenute a stento dal titolare di un negozio di strumenti musicali, padre divorziato ma premuroso di una bimba di 9 anni, che a un'affascinante fotografa reincontrata dopo 10 anni nega l'esistenza della figlia perché la donna non ne vuole sapere, di mocciosi assordanti, c'è tutta l'insicurezza di chi fatica a prendersi le responsabilità adulte. Mentre nell'astuta reazione della bambina, che nonostante il risentimento sta al gioco del padre, c'è invece la maturità precoce di una fanciulla cresciuta troppo in fretta, sballottata tra 2 case, 2 famiglie, con la madre in attesa di un secondo bimbo da un nuovo compagno. Cos'è? Il citofono. Altri parenti in arrivo? Depurato degli affanni più profondi della vita di coppia, ma in sintonia con le piccole disgrazie della quotidianità, ti presento Sofia e tenuto a galla da una sceneggiatura che non si discosta mai da una bonaria leggerezza che dà colore e calore alle vicende. Inutile chiedere di più, cercando di rintracciare una cifra autoriale che il regista del Partigiano Johnny e lavorare con lentezza ormai da qualche anno sembra aver abbandonato. Però pur nella sua voluta semplicità, ti presento Sofia e l'indicatore di quella temperatura relazionale odierna che mescola spaesamento genitoriale e autonomia esistenziale, attaccamento alla prole e allergia alla prima infanzia, il tessuto lacerato ma reale del mondo in cui viviamo.